Palazzo Lascaris, una delle dimore storiche barocche più prestigiose di Torino, che risale al 1600, è la sede del Consiglio regionale del Piemonte. Qui si riunisce l'Assemblea legislativa per discutere, elaborare e approvare le leggi regionali. Un luogo istituzionale, cuore pulsante della vita politica subalpina, che ogni giorno apre le sue porte ai cittadini per coinvolgerli e portarli dentro al palazzo con visite guidate, mostre ed eventi. È un consiglio aperto, ogni consiglio regionale in questi 4 anni, nell'intervallo di pranzo, i consiglieri incontrano associazioni, organizzazioni, cittadini. Le visite guidate permettono a piemontesi turisti di entrare ad ammirare le sale auliche del primo piano e quella sotterranea, con l'aula in cui si svolgono ogni settimana le sedute del Consiglio regionale. Un'attenzione particolare è dedicata ai ragazzi, con la visita ogni giorno, dal lunedì al giovedì, di 4 classi di studenti delle scuole piemontesi. Personale dedicato segue i giovani e i loro insegnanti nella visita, che parte dai piani nobili di Palazzo Lascaris per poi entrare nel cuore dell'Assemblea legislativa. Palazzo Lascaris è anche un luogo di grande fermento culturale. Numerose le esposizioni allestite ogni mese nelle sale della Galleria Carla Spagnuolo, negli spazi dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Via Arsenale e nella Biblioteca Regionale di Via Confienza, che puntano l'attenzione sui grandi temi del territorio, dalla tutela dei diritti umani alla promozione dello sport ai corretti stili di vita. Tra le mostre ospitate nella Galleria Carla Spagnuolo, la Costituzione a colori, un'esposizione di fumetti e disegni satirici per illustrare il difficile cammino che portò alla promulgazione della nostra Carta fondamentale a 70 anni dalla sua nascita. La mostra è stata curata da Dino Aloi e Claudio Mellana. È sempre opportuno fare un ripasso, perché poi di Costituzione si parla tanto, ma non la conosciamo così bene. Agli animali e ai loro diritti è stata dedicata la mostra Gli Indesiderabili, allestita presso l'URP del Consiglio regionale e promossa dal Garante per i diritti degli animali della Regione Piemonte in collaborazione con la LAV, la Lega Antivivisezione. Sono specie animali che molto spesso sono giudicate invasive, negative, e invece sono animali belli. E poi c'è il grande tema dei diritti umani e dell'attenzione ai migranti, filo conduttore di molte esposizioni promosse dal Consiglio regionale. Nuove generazioni, volti giovani dell'Italia multietnica, ha raccontato con pannelli fotografici e video le seconde generazioni, i ragazzi e le ragazze, figli di stranieri da anni in Italia, che nel nostro paese sono nati o sono arrivati da piccoli. Migrai, attualmente allestita presso la Galleria Carla Spagnuolo di Palazzo Lascaris e visitabile fino al 7 settembre, è un occhio aperto sulle migrazioni del passato e del presente. Tre le mostre che si inaugureranno nel mese di settembre. Dall'11 all'URP sarà visitabile Che ci faccio io qui, che affronterà il tema dei bambini nelle carceri italiane. Dal 14 settembre, presso la Galleria Carla Spagnuolo, un viaggio nell'Oriente con i tappeti afghani. Orme del passato inaugurerà il 20 settembre presso la Biblioteca Umberto Eco di Via Confienza, in esposizione i tesori del Museo Paleontologico Conti di Borgosese. Tutti coloro che fossero interessati a visitare le mostre in corso o quelle in allestimento per i prossimi mesi possono avere informazioni online al sito cr.piemonte.it oppure possono recarsi all'URP, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Via Arsenale, uno sportello diventato punto di riferimento importante per i cittadini su vari temi che vanno dall'attività del Consiglio regionale alle leggi approvate al funzionamento del servizio di conciliazione del Coreco. Visite guidate, eventi e mostre fanno dunque di Palazzo Lascaris un luogo aperto e accessibile a tutti, genitori compresi, neomamme e neopapà in particolare, grazie alla presenza al suo interno di un Piemonte Family Friendly Point, uno spazio per allattare in tranquillità, cambiare il pannolino ai bebè e far giocare i bimbi più grandi. Un progetto in cui si crede fortemente perché è a sostegno della genitorialità delle famiglie e su cui abbiamo investito per sensibilizzare anche altri comuni e gli enti locali. Oltre a quello di Palazzo Lascaris, sono ormai decine i Piemonte Family Friendly Point che hanno aperto a Torino e provincia per moltiplicare sempre di più i luoghi a misura di bambino
voluti dal Consiglio regionale. Un grande segno di civiltà e di attenzione da parte delle istituzioni verso le famiglie, verso i bambini, verso le mamme.